Quali sono i vini italiani da investimento e come si comportano sul mercato? Beh, i vini italiani da investimento sono di diverse tipologie, ma storicamente hanno registrato un'ottima performance sul mercato. Partiamo dal primo, uno dei più iconici, Sassicaia di Tenuta San Guido, uno dei vini che tutti i collezionisti vorrebbero nella propria cantina e nel proprio portafoglio, con rendimenti mediani che si aggirano intorno al 14%. Il secondo vino è uno dei vini più costosi del bel paese, con un prezzo medio intorno ai 1000 euro. Vi sto parlando di lui, di Monfortino di Conterno, mediamente registra un ritorno di investimenti intorno al 20%. Ultimo, ma non per importanza, ritorniamo in Toscana con uno dei più famosi Super Tuscan, Tignanello. Forse una delle etichette che negli ultimi anni ha registrato la più forte crescita sia in termini di valori sia in termini di scambi, registrando rendimento medio intorno al 20%. Queste sono solo tre delle etichette di cui vi potevamo parlare, ma ce ne sarebbero tantissime altre. Attenzione all'annata, che è un fattore determinante per l'andamento di questi prodotti sul mercato. E voi su quale puntereste?